Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Questo è il Dottor Max che parla dalla Tanzania. Io vivo in una zona che si chiama Kigamboni. E mi è venuto a mente stamattina che mi sembra un po' di ripercorrere quello che in un certo senso fece, so, chi è un po' anzianotto come me se lo ricorda. Radio Londra durante la Seconda Guerra Mondiale, quando tutti ci si collegavano con Radio Londra per capire quello che stava succedendo. E quindi in un certo senso, no, con le proporzioni dovute, mi sembra ovviamente di fare un po' la stessa cosa dalla Tanzania in questo caso e non dalla Gran Bretagna. Allora, oggi ho intitolato la puntata di nuovo la P2 delle banche crollano e loro vola. Infatti ho postato ieri, c'è stato un altro picco del dollaro, ormai è vicino a 65 mila dollari al chilo e quindi sarebbe il momento di muoversi il prima possibile per coloro che insomma hanno le risorse per fare qualche cosa. Oggi è sabato, quindi parliamo di oro e lascerei la parola in questo momento al dottor Manca, che ringrazio naturalmente della presenza. Oggi parliamo principalmente di due cose. Cerchiamo di capire quello che sta succedendo a livello bancario e finanziario, e poi parleremo del fatto che nel 2022 molte banche centrali, vi leggerò delle cose, hanno comprato oro e la tendenza, il trend è quello di comprarne ancora di più, perché in effetti una banca centrale ha bisogno di garanzie, no? Deve offrire garanzie. E l'unico metallo, l'unico prodotto che può offrire tali garanzie è l'oro e i metalli preziosi, oppure quelle che si venivano una volta chiamate, si chiamano commodity, però in linea di massima oggi non si usano più, non si usa più il pellame, no? Per garantire il credito, come fu fatto per esempio durante la guerra di indipendenza americana. I tempi sono cambiati. Allora io lascio la parola a Walter. Prego Walter, so che ti ho chiesto di fare anche un certo tipo di lavoro di ricerca. Prego, prenditi il tempo che desideri. Buongiorno a tutti, io sono Walter Manca e vi parlo da Bolzano, che non è così caldo come in Tanzania da Dottor Max, ma non è malaccio. Peccato che non piova. Detto questo, però, andiamo subito su in particolare partirei non tanto dalla Silicon Valley Bank, che peraltro, giusto per informazione, ha l'acronimo SVB, che è lo stesso acronimo della banca presso la quale ho lavorato io per 28 anni, cioè la Banca Popolare dell'Alto Adige, che ha l'acronimo in tedesco SVB, Südtiroler Volksbank, e per cui c'è stato anche un articolo sul giornale locale dal direttore generale della banca, che ha detto che quando ha letto la notizia era preoccupatissimo, perché ha detto: com'è che non ne so niente. Vabbè, Walter, scusa se ti interrompo un attimo, ma questo è sì? Cabala, lo sai, no? Questo è Cabala, meglio non parlarne, dai, continua, sto scherzando, prego. Sarà mica qualcosa nell'aria? appunto. Vabbè. Beh, mi auguro per loro di no, anche se non ho nessuna fiducia nel sistema bancario in generale, per come si è sviluppato negli ultimi anni, per come sta agendo, e adesso, alla luce degli ultimi fatti, per come viene utilizzato in senso molto negativo. E allora non parlo di Silicon Valley Bank, ma parlo di Credit Suisse. C'è stata una interessante analisi degli eventi che hanno portato a questi risultati catastrofici, che sono soltanto una conferma del fatto che il mondo della finanza non sia per niente etico.
questo sto usando un eufemismo. C'è un articolo di Johanna Englund, che è giornalista svizzera, del 21, quindi è recentissimo, che ha analizzato le fasi che hanno portato a questa situazione del Credit Suisse, che partono, diciamo, da febbraio 2020, con un primo scandalo di spionaggio. Per lo spionaggio che dicevano che avesse fatto l'ex CEO di Credit Suisse, Tidiane Thiam, che il 7 febbraio 2020 è stato destituito dal suo incarico perché un'indagine aveva scoperto che aveva fatto spionaggio su un ex manager passato a UBS. Nel 21 ha avuto i primi problemi seri dal punto di vista finanziario perché quando Greensill Capital, che è una società finanziaria britannica, è crollata, Credit Suisse ha perso parecchio denaro, circa 10 miliardi di dollari. L'autorità finanziaria svizzera, che sembrano precisissimi, ha soltanto rilevato che la banca aveva violato gli obblighi di vigilanza. Questo stavamo parlando del marzo 2021. 3 settimane dopo, sempre nel marzo 2021, Archegos, un'altra finanziaria statunitense, ha dichiarato il default e Credit Suisse era impelagata parecchio anche con questa agenzia finanziaria e quindi ha perso anche qui parecchi soldi. Il 2021 è stato un anno tragico per Credit Suisse perché in ottobre è stata multata pesantemente per corruzione in Mozambico co per 475 milioni di dollari. Questa multa da dove arrivava? Da autorità statunitensi e britanniche, per prestiti fatti a società statali in Mozambico contro, il parere del Fondo Monetario Internazionale. Quindi bella multa e anche lì ovviamente incide sul patrimonio della banca. Gennaio 2022. Cercano di cambiare rotta dopo i fallimenti Archegos, Greensill, cercano di rimetterla in piedi, ma tutta questa attività non porta niente e se ne accorgono velocemente perché è proprio un colabrodo alla banca. A febbraio 2022 c'è una fuga di dati di fondi nascosti da Credit Suisse, che non erano stati dichiarati, per cui anche qui sono stati scoperti oltre 100 miliardi di dollari che non figuravano da nessuna parte, quindi fondi segreti gestiti da Credit Suisse, e il tutto collegato ovviamente con i paesi offshore. E nel marzo, infatti, viene condannata di nuovo Credit Suisse a pagare 553 milioni di dollari di multa per i fallimenti che la Credit Suisse aveva avuto alle Bermuda con collegamenti con società assicurative. Giugno 2022, quindi siamo alla storia abbastanza recente. Il Tribunale Penale Federale Svizzero dichiara Credit Suisse colpevoli e in particolare un ex dipendente per non aver dichiarato e impedito movimenti di riciclaggio fra il 2004 e il 2008 legati a trafficanti di cocaina bulgari. Quindi carenze organizzative e quant'altro. Quando nell'ottobre del 2022, quindi l'anno scorso,
hanno cambiato nuovamente i vertici dell'azienda cercando di rimetterla in piedi. È arrivato un amministratore delegato interno, svizzero, non più quelli stranieri che ne sanno di più. Hanno detto: questo sa come fare le cose. E per migliorare il tutto, ha fatto deliberare un piano per tagliare 9.000 posti di lavoro ed è riuscito a raccogliere 4 miliardi di dollari di capitale fresco per rafforzare l'azienda. Fra questi, particolarmente, la Saudi National Bank ha acquistato una quota del 9,9% del capitale sociale del Credit Suisse, diventando il maggiore azionista. Siamo a febbraio 2023 e evidentemente questo piano non ha convinto i risparmiatori e i clienti, per cui è iniziato un forte deflusso di denaro dalla banca, cioè la gente, i clienti cominciavano e le clienti che sono anche altre banche, altre istituzioni finanziarie, hanno iniziato a prelevare massicciamente dalla banca e soltanto in febbraio 110 miliardi di franchi sono stati tolti. Nel marzo, quindi siamo nel mese corrente, visto che Credit Suisse non ha comunicato i dati relativi ai conti del 2022, è stata sollecitata e non aveva le revisioni del 2019-2020, è stata chiamata a risponderne. Il 14 marzo ha finalmente pubblicato il suo rapporto annuale, ha ammesso di avere delle debolezze sostanziali e il collegamento, ed ecco qui che torna però la Silicon Valley Bank, le fragilità degli investimenti che aveva in corso anche in maniera pesante con Silicon Valley Bank ne ha determinato assolutamente la chiusura. Allora, a questo punto, con un socio, un azionista come la Saudi Arabian National Bank, pareva comunque superabile tutto. E infatti era stato chiesto addirittura da Bloomberg. Dalla Bloomberg TV al presidente della Saudi National Bank se fosse stato disponibile a finanziare e quindi aumentare la sua quota di capitale in Credit Suisse e lui ha risposto assolutamente no. A questo punto è intervenuta la Banca Nazionale Svizzera che ha concesso nuova liquidità alla banca, ve lo ricorderete, era il 16 marzo, per 50 miliardi di franchi. Anche questo non ha convinto nessuno, per cui il Credit Suisse ha iniziato a perdere giornalmente flussi da 10 miliardi di dollari, gente che portava via i soldi, e questo è un dato riportato dal Wall Street Journal, tanto che mancando completamente la fiducia, la Banca Nazionale Svizzera ha chiesto l'intervento da parte di UBS e UBS ha accettato, vi ricorderete anche questo dato, di rilevare Credit Suisse per 3 miliardi di franchi svizzeri in azioni e si assume 5 miliardi di franchi di perdite. A questo punto sono stati salvati, diciamo, i correntisti. Ma gli obbligazionisti di bond subordinati del Credit Suisse hanno perso un valore di 16 miliardi di franchi svizzeri e li hanno persi al volo. Quindi siamo in uno scenario dove non è che sia successo un fallimento che ha coinvolto perché era talmente tanto esposta solo con questo. C'è una serie di eventi di mala gestione, Mozambico, dove era poi le isole
Bermuda, ecco, la banca che va a fare attività di speculazione ovunque, ed è chiaro che se la speculazione va male, non ha una struttura sufficientemente solida per poter resistere. Questo mette a rischio enorme tutti i correntisti. La cosa che ha spaventato è che partendo dalla Silicon Valley Bank si sta vedendo un effetto domino. Stanno cadendo banche una dopo l'altra, e questo crea degli scenari pericolosissimi. Sulla stampa germanica, Handelsblatt, Thomas Bohrer, che è un giornalista economico anche di inchiesta, ha commentato l'acquisizione da parte di UBS del Credit Suisse in una maniera molto enfatica, dicendo che la Svizzera con questa nuova UBS si è creata un mostro. Si è creata un mostro al suo interno perché ha una potenzialità sul mercato, l'UBS così concentrato, che è addirittura pericolosa per lo Stato. Quello che ha mandato sui suoi canali il dottor Max relativamente all'antitrust è proprio il problema principale che si è creato, perché la quota di mercato di Credit Suisse e UBS messa insieme supera il 50% del totale del settore bancario svizzero. Questa è una posizione di predominanza sul mercato che può portare a conseguenze catastrofiche se gestita male. Chiudiamo qui un attimo col discorso di Credit Suisse per passare a un altro discorso che è altrettanto degno di nota, e cioè al discorso Deutsche Bank, al quale vi avevo accennato, che è di ieri, l'altro ieri, la notizia di questa grossa crisi. Che ci stia venendo addosso uno tsunami del sistema bancario lo denota anche questo fatto, cioè la Deutsche Bank, per avere un'idea di che colosso sia, è banca storica fondata nel 1870, presente in 58 paesi nel mondo, ha fatto l'anno scorso un utile netto di 5,7 miliardi di euro, che è il dato più alto dal 2007. Questo cosa ci farebbe pensare? Che è una banca che sta andando benissimo. Quindi tutti i dubbi che ha creato e le paure che sono state messe sul mercato, che hanno portato ai crolli di borsa di ieri, da che cosa derivano? Questa è la domanda che mi faccio io e giro a voi. Se avessi la risposta, probabilmente starei facendo qualcos'altro in questo momento. Ma questo era il dato che volevo passarvi per dire che lo tsunami per conto mio, ha un'origine esterna effettivamente al sistema stesso, ma viene pilotato per far crollare. Questo potrebbe essere, faccio un esempio, una preparazione per arrivare a quella valuta digitale che dovrebbe portare all'abolizione della carta moneta. È uno degli esempi e degli scenari che potrebbero presentarsi, ma potrebbe anche essere semplicemente una maniera per permettere speculazioni ancora maggiori a chi dai cali di borsa ne guadagna.
potrebbe essere una maniera per correggere quella crescita eccessiva che c'è stata nelle borse di tutto il mondo e che si chiama comunemente la bolla finanziaria delle borse, e che tutti stanno aspettando che abbia il crollo, perché è un fenomeno ciclico, come aveva detto anche il dottor Max in qualche intervento precedente. Quindi siamo di fronte a uno scenario dove effettivamente le certezze, le cose concrete sono veramente poche, e una di queste è assolutamente l'oro. Sull'oro c'è, in un'analisi settimanale fatta come tutte le settimane da K2Market, che è una piattaforma per il trading di qualsiasi merce, titolo o azione, e nella valutazione sull'andamento dell'oro dice che è in una fase assolutamente rialzista, il trend è rialzista, e i minimi e massimi crescenti sono al di sopra dei 50 punti nell'ambito giornaliero. Si prevede questa cifra critica tonda dei 2000 dollari all'oncia, ma questo picco è previsto che arriverà, scrivono che appare probabile una continuazione della crescita in direzione dei 2070 dollari l'oncia. Quindi questo è il dato che ci conferma che è il momento di crearsi delle sicurezze, e le sicurezze non le danno le cose aleatorie. Abbiamo visto che anche le banche, anzi forse soprattutto le banche, sono quanto di più aleatorio ci sia in questo momento. Bisogna per cui rivolgersi a quei beni che hanno da sempre rappresentato la sicurezza, la riserva di valore e la protezione della capacità di spesa. Se ci sono domande, rispondo volentieri. Una domanda veramente tecnica, ma perché hanno deciso di saltare gli azionisti che sarebbero stati quelli a cui dovrebbero dovuto chiedere subito i soldi e sono passati agli obbligazionisti? Gli azionisti i soldi ce li perdono a prescindere, ma non devono. Cioè, la richiesta di aumento di capitale per salvare una banca ha come risultato zero. Cioè, nessun azionista che veda le proprie azioni già calare, e quindi che ci sta perdendo, pensa, a meno che non voglia fare una speculazione, quindi acquistando a un prezzo più basso, pensa di dare altro capitale. D'altra parte, in una situazione così, chiedere un aumento di capitale in una situazione di pre-default è come dire: sto andando in fallimento, chi mi presta i soldi? E non si trova nessuno. Ecco perché gli azionisti, comunque sia, sono quelli che ci rimettono il capitale che hanno già investito. Gli obbligazionisti, che invece sono le persone che hanno prestato dei soldi alla banca, lo hanno fatto a fronte di un interesse che probabilmente non verrà pagato. Infatti, i 16 miliardi di franchi svizzeri bruciati stanno a indicare che quel prestito fatto dalle persone, dalle istituzioni alla banca, non verranno restituiti. I correntisti sono il terzo passaggio di chi perde qualcosa se una banca va in default. In questo caso hanno salvato i correntisti facendo acquisire la Credit Suisse da UBS. Grazie Prego. per venire, no? Ti ho mandato quel report di Fitch riguardo al rating, te lo sei visto? Collegato all'UBS? Sì, Allora, la volta scorsa, ecco, vuoi fare un commento su questo?
Max? Non sento niente. Sì, Walter, ti chiedevo, hai un commento su questo piccolo report che ti ho inviato? Se no, magari lo leggo io. Ecco. No, fai tu. Allora, la volta scorsa abbiamo visto che abbiamo parlato delle aziende di rating, no? Sono tre aziende principali, sono tre aziende principali in America che si chiamano Moody's, Standard & Poor's e Fitch. Queste sono le tre aziende. Cosa fanno queste aziende? Sono aziende, tipo aziende che fanno un rating, no? Cioè danno un voto alle grandi aziende internazionali. Quindi tutte le aziende internazionali, bene o male, devono avere una di queste tre aziende. Poi ce ne sono anche altre minori, però queste sono le principali. E la UBS lavora con la Fitch. Quindi parliamo della UBS, perché in questo caso ci interessa sapere, insomma, acquisizione, il margine è stato importante. Qual è la situazione reale dell'UBS? Ecco, situazione reale dell'UBS, tale, ora mi sto a leggere tutto perché poi sono tutti termini americani, in inglese, non si capisce niente. Diciamo che la Fitch ha accettato questa acquisizione con riserva. Perché con riserva? Perché naturalmente l'UBS, che è la banca più importante, no? Come nome in Svizzera, ci ho avuto il conto anch'io quando sono stato in Svizzera un anno, l'UBS, poi l'altra banca era la banca del Gottardo, che poi è stata assorbita, è sparita. Va bene? Avendo acquisito proprio all'ultimo momento e per forza, secondo me, perché è intervenuto sicuramente il governo svizzero in questa decisione, ha preso un pacchetto clienti di clienti, però gli sono costati un sacco di soldi, ovviamente, no? Perché la Svizzera ha avuto tutti i problemi che il dottor Manca ha menzionato. Questa operazione è anche contro legge, perché l'antitrust non c'è stato tempo, non è stato consultato, e quindi l'UBS si trova in una situazione, diciamo, in cui non può fare niente, ha dovuto acquisire questa banca per salvare la Svizzera, sostanzialmente, e la credibilità delle banche svizzere. E però Fitch ha detto: va bene, questa acquisizione si deve fare, però ti do un rating per alcune cose. È stato mantenuto il rating a lungo periodo, è stato a lungo termine, è stata mantenuta la doppia negativa. Poi per alcuni altri aspetti è stata data la più, per quello che riguarda le sofferenze si sono beccate, mi sembra un BB o un B, insomma, hanno confermato che la possibilità che la UBS riesca a pagare a rientrare della completa acquisizione dell'investimento fatto è in dubbio. Ecco, volevo leggere questa cosa qui perché diciamo che la fonte, in un certo senso, diciamo così, è autorevole, e quindi ve la devo dire. Quindi è ancora tutto una cosa molto volatile, molto dinamica, non si sa più. Pensare che la Svizzera si trovi adesso in questa situazione qui, a me viene da ridere, perché la Svizzera, per chi sa queste cose, che ho seguito un pochino, è stata sempre la roccaforte, no? I templari di una volta, i banchieri di una volta, si sono riuniti e hanno deciso di scegliere la Svizzera come, insomma, la terra, la nazione, l'hanno addirittura fondata, che doveva diventare la nazione guida dal punto di vista finanziario, o sicuramente una delle più importanti, dal punto di vista operativo soprattutto. Quindi pensare che la Svizzera si trova oggi in questa condizione qui, naturalmente qualche dubbio, qualche perplessità sul mercato finanziario, poi in generale, crolla la Svizzera, potete immaginare, crolla tutto il sistema, quasi tutto il sistema finanziario del mondo. E questo è forse quello che vogliono, perché non dimentichiamoci che queste operazioni qui non sono... O cose che ca queste cose non sono cose che capitano per il mercato,
per i mercati, non ci incassano quasi niente, sono le sovrastrutture che stanno lavorando in una direzione per poi arrivare al grande reset, l'inserimento della moneta digitale, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non è che sia che siano cose, no? Come ho cercato di spiegare anche io nei miei interventi e ho scritto nel libro, non è che siano cose a caso, perché come Roosevelt ci ha detto diverse volte, niente capita a caso in politica, che poi alla fin fine sono sempre decisioni, diciamo, politiche, no? Va bene, allora, c'è nessuno che ha domande per chiudere questo argomento? Prego, non siate timidi, anche se avete una domanda di altro genere va bene lo stesso. Allora, se non ci sono domande, il secondo argomento del quale appunto volevo parlare è in relazione all'oro. Io ho preso questo articolo da forse uno dei siti più autorevoli, no? Che è il sito del World Gold Council, di cui tutte le aziende, tutti i banchi metalli, sicuramente i principali banchi metalli del mondo, fanno parte, è come se fosse un'associazione che li rappresenta tutti. Allora, l'articolo si intitola "Le banche centrali chiudono il 2022 con più acquisti netti", io ho scritto di oro, no? Si parla di oro, a dicembre. L'articolo è scritto da Krishan Gopal, che sia un indiano, lasciamo perdere, questo è rilevante, è 2 febbraio del 2023 e quindi è aggiornatissimo. Dice: a dicembre le banche centrali hanno riferito di aver aggiunto 28 tonnellate nette di oro alle riserve globali, in calo rispetto al del 53% al mese precedente, che era stato di 60 tonnellate. Questo è il nono mese consecutivo di aggiunte nette segnalate, poiché le banche centrali hanno ripreso la tendenza di acquisti consistenti che hanno vacillato alla fine del 2021 e all'inizio del 2022. I dati disponibili sono il 50% circa delle banche ha riportato i dati per dicembre, al momento in cui scrivo, mostrano che due grandi acquisti sono stati parzialmente compensati da una grossa vendita, cioè da un lato le comprano e dall'altro le vendono. Un altro paragrafetto si intitola "Le banche centrali hanno ripreso la tendenza di acquisti mensili costanti nel 2022. La People's Bank of China, quindi la banca centrale cinese, ha registrato il maggior aumento di riserve auree durante il mese. La banca ha acquistato oltre 30 tonnellate dopo le 32 aggiunte a novembre. Le due riserve auree ammontano ora a 2011 tonnellate, 4% delle riserve totali. Continueremo ad acquistare e a vedere la banca centrale cinese riportare ulteriori acquisti nei mesi successivi, cioè continuerà questa tendenza ad acquisto dell'oro. La banca centrale turca ha continuato i suoi consistenti acquisti a dicembre, aggiungendo 25 tonnellate alle riserve. Ciò porta gli acquisti netti per l'intero dell'anno a poco meno di 150 tonnellate, superando le 126 acquistate nel 19 ed è il più grande riportato da qualsiasi banca centrale d'acquisto della banca centrale nel 22. Le sue riserve auree ammontano a 542 tonnellate. Anche la banca centrale indiana ha acquistato di nuovo a dicembre, con riserve auree un aumento di una tonnellata a 687 tonnellate, mentre la Croazia ha aggiunto 2 tonnellate dopo aver segnalato riserve auree nel 2021, cioè ne ha aggiunte in più rispetto a quelle che aveva già. La banca centrale del Kazakistan è stata la più grande venditrice segnalata a dicembre, le sue riserve auree sono diminuite di 29 tonnellate, il più grande calo mensile mai registrato per il 2022 nel suo complesso. La banca del Kazakistan ha ridotto le sue riserve auree da 51 a 51 tonnellate a 500 a 350 scusate da 351 a 352 quindi a 350, quindi praticamente
Ha venduto, ma allo stesso tempo ha riacquistato. Non è spiegato bene quello che ha fatto, però i numeri sono quelli. Anche la banca centrale dell'Uzbekistan è stata un venditore netto per il secondo mese costitutivo, riducendo le sue riserve. Qui naturalmente la compra e vendita dipende, dipende dal mercato, no? Perché se quest'oro, per esempio, l'ha comprato nel 2018, a un prezzo favorevole, e adesso hanno bisogno di liquidità, cioè hanno bisogno di stampare moneta, probabilmente la vendono, vendono dell'oro e stampano moneta. Questo è il principio che si dovrebbero sempre utilizzare le banche. Come vedete, c'è ancora una correlazione, in un certo senso, tra la stampa di soldi e l'acquisto e la vendita dell'oro, anche se sono completamente scollegate le due cose. Nel 2022 è stato un anno straordinario, 2022 è stato un anno straordinario per la domanda di oro da parte delle banche centrali. Mentre abbiamo continuato a vedere una forte domanda di oro da parte delle banche centrali e dei mercati emergenti, il volume di attività, in particolare di acquisti, è stato degno di nota. Per leggere la nostra revisione di domanda di oro delle banche centrali 2022 e le nostre prospettive 2023, consulta il nostro rapporto sulle tendenze della domanda di oro per l'intero anno del quarto trimestre. Qui ci mette il link che io ho visitato, e che dice praticamente che nel 2023 questo trend all'acquisto di oro da banche centrali continuerà, e questo commento che posso fare è logico, nel senso, l'ho già detto tante volte: l'unica possibilità che ha il sistema finanziario e quello delle banche per sopravvivere, anche con l'introduzione della moneta digitale, è quello di ritornare a una sorta di gold standard, che poi io ho risoprannominato mineral standard, perché non dovrebbe essere coinvolto solo l'oro, ma dovrebbe essere coinvolto un po' tutti i metalli più importanti. Se questo avvenisse, darebbe una grande stabilità ai mercati. Uno dei problemi principali di tutta questa volatilità è che i soldi che sono emessi in circolo sono proprio soldi stampati, così, come si sa, si chiamano fiat money. Dopo ci saranno i fiat digital, però spero, ecco, questa è la mia speranza, non ne sono certo. Con queste indicazioni, con queste cose che abbiamo appena letto, che probabilmente in futuro ci sarà questo ritorno, in un certo senso, al gold standard, che, come io ho spiegato nel report che invito tutti a leggere, no, sul mio sito ammenteaperta.net, è l'unica cosa, detta di grandi esperti, è l'unica cosa che ha dato stabilità ai mercati per centinaia e centinaia di anni. Cioè, tutte le volte che i sistemi si sono allontanati dal gold standard, si sono poi creati Benissimo. Allora, ho letto anche questa cosa qui. Avete domande per caso? Io ho una domanda forse, ma insomma difficile anche da rispondere, ma perché per introdurre la valuta digitale devono arrivare all'azzeramento? Questa è la mia domanda. Ti riferisci al grande reset? Esattamente. Beh, sai, Erika, mi fai una domanda abbastanza complessa. Non so nemmeno se ho la risposta. Ti posso fare Infatti, sapevo. un commento così. Diciamo che loro l'hanno chiamato grande reset perché per loro comunque rappresenterà, da un lato, un punto di arrivo e quindi di chiusura, e dall'altro un punto di partenza. Grande reset si intende, dal punto di vista credo concettuale, il momento in cui loro annunceranno l'introduzione della moneta digitale. Quello è grande reset. Poi, dal punto di vista pratico, ci possiamo chiedere: ma che cosa vuol dire questa cosa qui? No, per i nostri soldi, per i nostri depositi. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che in quel momento, se uno ha 20.000 euro in banca, questi soldi, da soldi in contanti, cioè che lui può andare a ritirare, diciamo così, in qualsiasi momento, si trasformeranno in soldi digitali. Quindi lui non li vedrà più questi soldi. Lui non potrà andare in banca e reclamare
i soldi che lui ha guadagnato. Non sono solo i soldi, lo di tante volte, ma i soldi che lui ha depositato attraverso il suo lavoro nel suo conto corrente. E quindi i soldi in contanti non esisteranno più. Questo sicuramente è una cosa certa. Poi tutti gli aspetti, i dettagli relativi alle transazioni che si potranno fare, quelle che non si potranno fare, io questo non lo so. Quello che ti posso dire è che con l'inserimento della moneta digitale loro hanno tutta una serie di vantaggi, cioè tutte le volte che c'è una transazione loro guadagneranno soldi perché ci saranno una fee da pagare, ci sarà una fee da pagare. Oggi non è così, perché se c'hai 50 euro e vai a spenderli, non è che ci paghi una fee, è solo un passaggio dei 50 della banconota tua da te, no? Al rivenditore, o dove li spendi, tutto lì non ci paghi. Quindi loro si sono anche inventati questa cosa qui, sicuramente per guadagnarci di più, perché ad ogni transazione loro avranno una fee. Va bene? Poi ci possiamo chiedere delle cose. Loro dicono ci sarà più velocità nei trasferimenti. Secondo me questa qui è una grande balla, perché la velocità, se vuoi, in un bonifico c'è anche oggi. Basta che la politica della banca, invece di tenerti i soldi una settimana, 4 giorni, una settimana, 4 giorni effettivi, poi c'è il weekend, i soldi ti arrivano sempre 7-8 giorni dopo, no? Quando fai un bonifico, in linea di massima. E basta che la banca dica in un giorno si fa tutto, lo fanno in maniera immediata, è la stessa cosa, cambia niente. Quindi non lo so, dovranno anche cambiare un attimino, diciamo, la filosofia. Forse ci sarà anche un cambiamento proprio direi concettuale di come le banche lavorano. Ci sarà una grande velocità, quindi loro prevedono una grande, con l'inserimento del Ripple, no, tutte queste cose di cui ho parlato in passato, eccetera, eccetera, una grande velocità nel trasferimento dei soldi nel mondo, ma se le problematiche sostanziali poi sono le stesse, secondo me non cambia niente. Loro, non lo so, questi sono qui con l'idea che devono sempre creare il caos, no? Perché noi ci troviamo in questa situazione, perché il loro motto è quello del de creare caos, ordo, caos. Quindi loro si muovono, è buffo perché sto leggendo in questo momento un libro sui gesuiti, no? E a me viene da ridere di queste cose, perché leggi quel libro lì e mi fa dire insomma troppe cose. È un libro scritto nel 1818, i libri qui li dovete scaricare, perché adesso queste cose non ve le dice nessuno. E l'Orbo o Caos era già lì, è già scritto in quel libro lì. Non è detto chiaro dall'autore, ma è già lì. Quindi evidentemente ci sono questi sistemi, questa gente che pensa in questa maniera qui, finché non ottengono quello che loro vogliono ottenere. Un obiettivo è sicuramente quello del grande reset. Però, e concludo, i contenuti importanti le Schwab non ha, perché ha più effetto. Quindi non so, Erika, se ti ho dato la risposta, perché non esiste una risposta semplice. Diciamo, questo è quello che penso io. Altre domande? Erika, va bene? Ti ho Sì, risposto? io sempre quando sento Senti? azzeramento, no, non capivo, Dimmi. capito, questa è la domanda. Sì, no, azzeramento è grande reset, cioè si passerà dalla moneta fiat o moneta così come si chiama, si conosce oggi, alla moneta digitale. Ecco, in parole semplici questo è quello che intendono per il grande reset. Però un grande reset sarà anche quello sulla proprietà privata, perché Papa Francesco ce l'ha detto chiaro che la proprietà privata, ha usato un'espressione come per dire, può essere messa in discussione. Può essere messa in discussione, l'ha detto, ha usato altre parole, scusatemi, non mi ricordo l'espressione. E quindi ci sarà poi un attacco ai beni,
che loro hanno vogliono i soldi, vogliono i beni, vogliono levarci tutto in qualche maniera. E perché non lo fanno in Africa? Non lo fanno in Africa perché qui la gente non c'è niente. Venite qui da me, sto un giro nel villaggio, vedete come la gente vive. Che cosa gli puoi prendere a questa gente qui? Non hanno niente. Che ci vengono a fare qua? Gli illuminati, non ci vengono a fare niente. E quindi stanno rastrellando il più possibile quello che possono diciamo, in Occidente, in paesi nei quali loro stessi, attraverso l'emissione di moneta, hanno creato la ricchezza. Ricchezza mica l'abbiamo creata noi, l'hanno creata loro grazie all'emissione di moneta. Poi ci hanno già guadagnato con gli interessi, almeno molti di loro. E adesso poi magari ci sarà un attacco, insomma, più o meno cruento, più o meno deciso, anche alle proprietà private. Quindi noi, no, noi lavoreremo per i governi, noi nel futuro è questo. I nostri figli non lavoreranno più sulla loro proprietà. I nostri figli sostanzialmente lavoreranno in un sistema, diciamo, tipo comunista, per cui lo Stato detiene tutto e poi te lavori per lo Stato. Il trend nel quale stiamo andando è questo qui. Che poi è anche un po' il sistema cinese, non è che sia tanto diverso. Guardate che se viene anche questa cosa qui, se viene fatta in maniera intelligente, può creare ricchezza, perché sapete chi è che vince tutti gli appalti adesso in Africa, in linea di massima? I cinesi. Sapete perché? Perché loro vengono con un business plan, con dei progetti per fare quello che si deve fare, garantiti dal governo cinese. Quindi, come vedete, poi non è neanche che ci sia un sistema che prevale sull'altro. Quello che prevale è anche un po' di logica, un po' di senso, però la Cina rimane comunque un sistema comunista e noi stiamo andando verso quel sistema comunista lì. Io personalmente sono molto curioso di vedere quello che succederà in Russia, anche nella stessa Cina, più che in Occidente. Perché in Occidente, grosso modo, insomma, quello che dovrà avvenire, io me lo sono già un po' immaginato. Invece, non sono, sono curioso di vedere, per esempio, quello che succederà in Russia, che sta volando, l'economia russa sta volando, è il paese che sta facendo meglio in senso assoluto in tutto il mondo. Erika, altre domande? No, solo ho visto un video di come hanno cercato di introdurre la moneta digitale in Nigeria e le rivolte presso la popolazione. Sì, è un esperimento che stanno facendo, l'ho seguito anch'io. Vediamo quello che succede, eh? Vedremo quello che secondo me sarà un mezzo fallimento. La Nigeria è il paese forse più avanzato in Africa, lo dico subito. La gente col Kenya, sono molto più avanti, sono forse 10-15 anni avanti rispetto alla Tanzania, ma io sto bene qui, ci andrei assolutamente là. Sono paesi molto pericolosi per chi ha anche qualche cosina, e quindi non c'è assolutamente paragone fra le due cose, soprattutto la Nigeria. Però volevo fare adesso un commento, stavo pensando e l'ho anche postato, no, sul canale, sembra ieri l'altro, sulle performance dell'oro, no? Perché l'oro in linea di massima è considerato un bene di rifugio. E io questa espressione bene di rifugio, siccome io cerco sempre di vedere le cose dall'altra parte, io guardo i numeri e mi chiedo che bene di rifugio è. L'oro negli ultimi 5 anni ha guadagnato in percentuale negli ultimi 5, cioè facciamo un paragone rispetto a quello che valeva 5 anni fa, no? È andato, praticamente ha avuto il 44% all'anno in più. Ora, non occorre essere dei geni, basta dividere 44 per 5, quanto viene? 5 per 8 fa 40, è l'8% all'anno. Ma qual è l'azione o il prodotto o l'investimento in un bene, no? In un immobile che uno ha fatto negli ultimi 5 anni che ha reso senza rischi l'8% all'anno? Ditemene uno.
Poi negli ultimi 20 anni invece ha fatto il 500%. Qual è lo stesso prodotto, investimento che si poteva fare 20 anni fa che ha reso 5 volte rispetto all'investimento? Quindi a me mi sembra che ci sia una grande proprio manipolazione voluta dal sistema, per cui te lo vogliono vendere, no? Lo vogliono vendere a noi, poveri cittadini che stupidi, che non capiamo niente, come bene rifugio, quando invece loro sanno benissimo che è il prodotto migliore nel quale investire. Perché io, se devo vedere i numeri, non posso dedurre nient'altro. Mi seguite? Sono stato chiaro in quello che ho detto? Walter? Sì, sì, chiarissimo. E condivido appieno. Ecco, questi aspetti qui, Walter, devono veramente venire fuori quando noi con chi ci segue. Perché se non li diciamo noi, chi li dice? Dice nessuno. Ora si può immaginare che l'oro, si può dire che l'oro oggi è del 63 qualcosa, dice no, adesso è troppo calo, uno è troppo. Ma non è assolutamente caro. È caro rispetto a cosa? Qual è il parametro? Guardi i numeri, non è assolutamente caro. È ancora il migliore investimento che puoi fare. Poi Walter, già che parliamo di questa cosa qui, vuoi per cortesia, prenditi il tempo che vuoi, rispiegare per benino il discorso dello spread, ti ricordi, no? Sì. Prenditi pure il tempo che vuoi, grazie. Allora, partiamo dal dato di partenza, che è quello al quale si riferiscono tutti e che usano come riferimento, che è il fixing di Londra. Lì viene determinato giornalmente, anzi due volte al giorno, il prezzo dell'oro all'oncia, in dollari oncia. Questa fissazione avviene per mano di tre persone che determinano il prezzo e lo stanno determinando in maniera, ovviamente tutti legati ai vari Rothschild e famiglie varie. E lo determinano in una maniera che è particolarmente slegata dall'effettivo mercato, perché i dati che vi ha detto dottor Max poc'anzi, e cioè che nel report che nell'anno scorso le banche hanno fatto degli acquisti record di oro, le banche centrali stanno accantonando e accumulando oro, è un dato che effettivamente, tradotto in percentuali, mi pare che il 2022 abbia segnato una crescita della domanda di oro del 35%. Con una crescita così marcata, il prezzo dovrebbe essere alle stelle. Perché questo non è avvenuto? Proprio perché il sistema a livello mondiale sta facendo in modo che queste riserve non siano troppo care per le banche centrali che se le stanno facendo. Ecco perché il prezzo viene tenuto basso. Ma a parte, insomma, questo discorso, ritorniamo allo spread e al fixing. Quello che noi abbiamo come prezzo di riferimento è il fixing di Londra. In questo momento vedo che è il fixing di ieri, ovviamente, è in euro, ve lo dico io, e qui bisogna sempre tenere conto poi del differenziale euro-dollaro, ma in euro-grammo, perché per noi sono i termini di misura con i quali siamo abituati a confrontarci, è a 59,10 al grammo, l'ultima chiusura quindi di ieri. Questo cosa significa? Questo è un prezzo di riferimento, ed è di riferimento perché si riferisce a un lingotto da 12,5 kg, il cosiddetto good delivery, con una purezza minima di 995 su 1000, ed è un prezzo riservato
ai grossisti dei grossisti, per intenderci. Quindi è sicuramente il prezzo di riferimento sul quale tutti si basano e sul quale poi si forma il prezzo di mercato, ma non è il prezzo al quale nessuno di noi può andare ad acquistarsi il lingottino d'oro. Per cui, detto questo, come funziona il prezzo che viene fissato da Ovesta? Ovesta fissa il prezzo basandosi sul prezzo medio di mercato che le viene comunicato dalle grandi raffinerie. Il prezzo medio di mercato è quello riferito all'oro fino certificato al grammo, quindi ha un livello che è nettamente più alto e anche a Ovesta ogni giorno alle ore 15 aggiorna il suo listino per il giorno, fino al giorno lavorativo successivo. La fissazione di ieri alle 15 per Ovesta, rapportato al prezzo medio di mercato, è con l'applicazione di uno sconto che orientativamente è sempre lo stesso, cioè a seconda della tariffa, perché Ovesta ha 3 piani di accumulo, quindi a seconda dell'obiettivo che nel tempo il cliente si pone, e un acquisto una tantum che riguarda importi più consistenti, dove ovviamente anche il prezzo è di conseguenza più vantaggioso. Il prezzo medio di mercato rilevato ieri era di 74,14 euro al grammo, e da questo prezzo Vesta applica, a seconda delle tariffe, uno sconto crescente che parte dai 3 euro al grammo, per arrivare ai 7 euro al grammo. Ovviamente c'è anche da dire una cosa: Ovesta è un commerciante e quindi il suo guadagno è sullo spread, cioè sul differenziale tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita. Rispetto al prezzo di vendita che vi ho detto, che è il prezzo medio di mercato con gli sconti, Ovesta acquista a un prezzo che è sempre questo fissato tutti i giorni, fissato ieri 59,19 al grammo, quindi praticamente a livello di fixing. Questo cosa comporta? Che vi sia una differenza di circa uno spread, per l'appunto, di circa 7 euro tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita. Che applica Ovesta sulle tariffe migliori. Questo è poi il margine di guadagno, perché nella scelta commerciale di Ovesta c'è proprio quella di non avere costi occulti, per cui uno che acquista sa che se ha un piano di accumulo ha un costo di apertura che poi eventualmente, a seconda del piano di accumulo, recupera nel tempo. Se non ha il piano d'accumulo, ma ha la Royal Class, che è la tariffa una tantum, non ha nessun costo di acquisizione, non ha nessun costo di vendita, non ha costi ulteriori per la gestione del portale, qualsiasi altra cosa. La fonte di guadagno per Ovesta è il differenziale tra prezzo d'acquisto e prezzo di vendita, come qualsiasi commerciante. E l'unico costo che ha il cliente, ma anche questo è specificato sempre dall'inizio e molto trasparente, riguarda il deposito dell'oro, qualora il cliente decida di lasciarlo in deposito, che ovviamente è un deposito che comprende anche un'assicurazione, e quindi questo costo è di una percentuale sulla quantità depositata, ed è un costo veramente basso in rapporto ai valori depositati, che è, per quanto riguarda i piani di accumulo, dello 0,08% mensile sul depositato, e per quanto riguarda le Royal Class, dello 0,025% mensile sul depositato. Vi dico subito che fare una cassetta di sicurezza in banca costa un fisso che non è neanche basso di solito. Ma soprattutto
quel fisso comprende l'assicurazione per un valore che di solito è standard 5.000 o 10.000 euro. Quindi, se si ha un valore superiore, ovviamente bisogna integrare l'assicurazione e quello è un costo molto più rilevante. E questo se lo si vuole tenere in banca, perché la banca sappiamo che ci dà la garanzia di vedere sempre il nostro oro o quello che abbiamo nelle cassette di sicurezza, come è successo in Grecia. Ovviamente la mia è una battuta, perché in Grecia è successo proprio questo, che hanno chiuso le banche da un giorno all'altro, per ordine della BCE, peraltro, e chi aveva il suo oro nella cassetta di sicurezza sapeva di averlo, ma non poteva accedere. E quindi, nella scelta anche del deposito, va fatta qualche valutazione, qualche ragionamento. Ecco, se ci sono domande sull'argomento. Allora, se non ci sono domande, mi sentite, vero? Allora, ricordo che noi stiamo cercando, diciamo, produttori, persone che magari hanno anche un background, un'esperienza nel settore assicurativo, quindi diciamo con un portafoglio clienti, finanziario sicuramente. Venditore di qualsiasi ordine tipo che è abituato sono sostanzialmente a vendere perché prevedo i prossimi 2 anni da qui fino alla fine del 25, però anche, poi anche dopo che ci sarà di nuovo una corsa all'oro e gli indicatori ci sono tutti, no? E quantomeno la terza guerra mondiale che è in corso adesso con la Russia. Quindi ecco, se c'è qualcuno che è interessato mi ci può contattare, facciamo il training gratuito, sia con me per quello che riguarda il discorso un pochino più generale dell'oro, eccetera, della storia, eccetera, eccetera, e poi dal punto di vista tecnico combattere il male. Oro, 6.000 anni di storia e leggenda, nella quale sto scoprendo delle cose anche abbastanza curiose, cose che avevo in mente, che ho detto anche in diretta, magari ve le dirò, che le ho ritrovate nel libro di scritto, senza che io sapessi magari niente, senza aver prima letto il libro. Vabbè, questo naturalmente per tutto il lavoro in generale che ho fatto prima, non soltanto sull'oro, ma anche su altre cose. È un libro molto molto bello, curato dalla Bolis Edizione. Se qualcuno volesse anche comprarlo per regalarlo, insomma, è un libro veramente veramente ben fatto e credo che sia unico, nel suo genere. Io ringrazio ancora il professor Cesaretti che mi ha dato in omaggio. Dunque, allora, a che punto siamo? Abbiamo fatto un'oretta precisa, l'intervento oggi sarebbe concluso, abbiamo detto tutto quello che dovevamo fare e dovevamo dire. Vi devo spronare un attimino ancora per coloro che sono cosiddetti ancora indecisi, perché è il momento. Non vi state a preoccupare troppo del valore dell'oro, del costo dell'oro. Voi cercate di capire una cosa sostanziale, che quando investite in oro, l'oro che voi acquistate e che mettete in Ovest, che ricordo, non ve lo dovrei dire, è un fondo fiduciario, è al sicuro qualsiasi cosa succeda. Se voi avete fondi, avete comprato fondi, azioni di qui, di là, di su, di giù, non avete nessun tipo di garanzia, nonostante il fatto che abbiate probabilmente perso già quest'anno e anche l'anno precedente come Bitcoin, non avete nessuna garanzia che risaliranno, la quota, insomma, l'azione risalirà, o che comunque sia, a un certo punto ci può essere grande reset, e con grande reset gran parte di queste cose forse spariranno, o saranno comunque, chi lo sa quello che succederà. Quindi avete soldi in zone, in posti, e
che non sapete assolutamente niente di quello, non sapete nemmeno dove sono i soldi, perché purtroppo Wall Street funziona anche molto così. Io l'ho ricordato spesso questa cosa, vedete i film di Wall Street, sono commedie, no? E quindi si pensa che siano cose, no, sono vere, vi dicono la verità, vi dicono come si lavora a Wall Street. Io ci sono stato a New York per tanti anni, purtroppo sono dei maghi, questi sono dei maghi che sono bravissimi a creare il sistema per creare le fee per loro, no? Per creare ricchezza per loro, tanto loro fanno soldi quando noi si compra e quando noi si vende, quindi anzi loro non vedono l'ora che ci sarà questo grande, che ci sia questo grande reset, perché adesso i mercati vanno un po' su un po' giù, questa grande bolla finanziaria, ci sono pochi acquirenti, no? Chi è che investe adesso in borsa? Pochissimi, ma poi le figlie arriveranno quando ci sarà il crollo, perché quando sarà il crollo la gente comincerà a vendere, a chiedere di vendere, no? E quindi loro guadagneranno un'altra volta, quindi non vedo l'ora che il grande reset arrivi. Io capisco che vi dico una cosa che magari può sembrare anche abbastanza così, però purtroppo è come funziona Wall Street. Allora, siamo in chiusura, ci sono altre domande? Va bene, allora se non ci sono altre domande, io ringrazio tutti, do appuntamento per coloro che hanno magari una mezza intenzione di venirmi a trovare qua in Tanzania il mercoledì, per adesso l'ora è sempre quella delle 17, scusate, delle 19, 7 la sera, è piano B e piano C, e poi invece per coloro che mi seguono per il discorso oro, l'appuntamento come al solito è il sabato alle 9. Io ringrazio tutti e auguro a tutti un buon fine settimana. Grazie, ciao. Grazie a tutti anche grazie, da parte mia. Grazie a tutti. Ciao.